Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi. E tu allor li priega per quell'amor che mena, ed ei verranno. Dante vede due anime che volano insieme. Le chiama e loro si avvicinano. Sono le anime di Paolo e Francesca. Una storia famosissima, seconda per popolarità solo a Romeo e Giulietta probabilmente. Solo che Romeo e Giulietta non sono esistiti realmente. Paolo e Francesca invece sì. Non sono due personaggi inventati o leggendari, ma erano contemporanei di Dante e la loro storia non è una leggenda, è una storia vera. E non può essere una storia pulita, onesta, come quella di Romeo e Giulietta, che essendo stati scritti, inventati da Shakespeare, rappresentano un amore senza macchia. Oh, guardate che Shakespeare ha illuso un sacco di donne con questa storia, eh? Oh, Romeo non deludeva mai. C'era sempre sotto il balcone quando lo volevi. Mai un minuto di ritardo. Quella Giulietta sospirava e lui, tac, sotto il balcone. Mo, ditemi pure che non ci aveva un cazzo da fare questo Romeo. Ma comunque è diventato leggendario. E poi dopo Romeo, gli uomini ordinari, che non passano mai sotto le finestre quando li vogliamo. E la storia di Paolo e Francesca non è così limpida, ma è una storia sporca, perché è macchiata dalle debolezze degli esseri umani. Francesca era la bellissima figlia del signore di Ravenna e Paolo era il cognato, Paolo Malatesta, fratello di Gianciotto, che Francesca era stata costretta a sposare in un matrimonio combinato per far riappacificare le due famiglie. Paolo e Francesca si innamorarono e Gianciotto li uccise. Ora parto dal presupposto che uno che si chiama Gianciotto già solo per il nome merita di essere cornuto. Perché a tutto c'è un limite. Una donna non può stare con uno che si chiama così. Ma voi pensate a letto, sì Gianciotto, ancora Gianciotto, non si può fare. Non si regge. Come se non bastasse, è documentato che questo Gianciotto era un cesso.